It was big for us, coming off of a bad loss at home again. And, Coach did a good job of prepping us for that game, and we went into the game confident. And we played well as a team. We played, I think the biggest difference was our intensity on defense, and we're going to try and carry that out throughout the rest of the year. And we did a great job with that in the game in Rosetto, and just good to come off the back of a bad loss and get another win and another one on the road. But we also need to come back and back that up at home again on Sunday and get one here at home in front of our fans and for our club. For me individually, I think just my focus and intensity to start the game on the defensive end and, kind of set the tone with that and, that as a team as well, to start the game and continue that throughout not just the first quarter or certain runs through minutes, but throughout 40 minutes of a game. And that translates to the guys coming off the bench and they keep the same intensity or lift it up, and it just keeps flowing that way. But I'd say for me, for sure, just my intensity to start the game on the defensive end, and then offense takes care of itself. Once again, it's going to be our focus on the defensive end. Coach and the staff will, I'm sure, we're putting a great game plan together. We just got to be able to execute it as a team and stay together and put a whole game together here at home for 40 minutes. And we know they have a lot of talent. They're a very good team, but we also we have a lot of talent. We have a lot on our team as well, so looking forward to it. We definitely need to get a win at home. Si è chiuso questo ciclo iniziale con 4 trasferte su 6 partite. È logico che vincere Rosetto, la nostra terza trasferta su 4 gare, è stato importante, perché Rosetto è una squadra sì giovane, ma molto atletica. È un campo storicamente difficile. E la nostra è stata un'affermazione concreta di 20 punti fuori casa, non è mai semplice in questa Lega. Anche se è emerso dai primi dati che probabilmente la 2 più equilibrata, i dati dicono che è la 2 più equilibrata degli ultimi 5-6 anni, e proprio perché sono tante partite che finiscono in volata, punto a punto, e tante vittorie esterne, come abbiamo sperimentato noi, sia in negativo che in positivo. E quindi vincere a Rosetto in quel modo è stato un bellissimo segnale di compattezza, di concretezza di tutta la squadra. Diceva Rotini prima, è decisiva la nostra partita difensiva, il nostro coraggio, la nostra concentrazione sui 40 minuti, questo è. E giochiamo contro una squadra sicuramente composta da tanti giocatori di esperienza. È stata accreditata all'inizio come una delle 3 squadre più complete del girone, insieme a Verona e a Udine. Ci sono giocatori che conosciamo molto bene, dalla coppia di playmaker Watson e Giacchetti, di grande qualità per questa Lega, continuando con la coppia di pivot, Bruttini e Benvenuti il centro titolare che abbiamo incontrato nei playoff con Bergamo, ora è il lungo che esce dalla panchina, per far capire la profondità di questo roster. Un'altra vecchia conoscenza, Andoia, nel ruolo di ala forte, e esterni fisici e con punti nelle mani come Marini e Rush. Per cui un gruppo, questi sono 7 giocatori che ho citato, un gruppo di 7 giocatori di provata esperienza e competitività su cui Forlì ha costruito il roster per poter ambire alla promozione. Dietro a questi 7 giocatori, 3 giovani, in particolare 2 giovani non italiani, uno serbo e uno estone. Serbo è Petrovic, che abbiamo già incontrato con Montegranaro, e l'altro è un estone, Kitzing, che è un esterno proveniente dalla cantera di Trento. Ultima domanda, sei un ex, sei andato per aver allenato a Forlì, la società era completamente diversa naturalmente, in quei pochi mesi in cui eri stato a Forlì, però che ricordo hai dell'ambiente di quell'annata? Diciamo che l'ambiente, parlo della città, della tradizione, è molto buono, perché c'è tantissima tradizione, hanno giocato la 1 in passato. Il campo è un campo che nei momenti buoni, quando arrivano i risultati, porta 5.000 persone al campo, e purtroppo è stata una stagione dove non c'era
sono finiti i soldi, diciamo così. È stata una stagione da dimenticare per il club, con una proprietà diciamo non all'altezza. E peccato, perché eravamo un gruppo bellissimo sul campo. Ricordo giocatori come Becirovic, lo stesso Bruttini, che adesso è tornato a Forlì, Saccaggi, Carraretto, attuale GM della Fortitudo, una serie di giocatori importanti, e purtroppo a Natale la squadra è stata esclusa dal campionato. Rimane un'esperienza, diciamo, molto formativa, brutta per l'aspetto societario, però ho toccato con mano le potenzialità dell'ambiente di Forlì, della tradizione, della presenza del pubblico, che onestamente col cambio di società questo ambiente si è ricompattato, ha trovato la promozione della Via La 2 e adesso cerca la promozione della 2 alla 1.